Castro Bussentino per la seconda edizione di Cilento Experience, un territorio da vivere, il concerto di Giusy Ferreri. Stai sognando d'amore, è così bello vederti sotto l'ossa maggiore, accendo le luci ad una, le luci di questa città. Alle nostre spalle il concerto di Giusy Ferreri, con noi il sindaco di Santa Marina, Giovanni Fortunato. Sindaco, questa sera si apre la seconda edizione di Cilento Experience. Sì, è una grande manifestazione, è tantissima gente, come si può vedere, entusiasta, una grande artista, Giusy Ferreri, a Policastro Bussentino, ad onorare, a rilanciare questa terra meravigliosa. E la seconda edizione di Cilento Experience, vivere un territorio, vivere la nostra terra, e quindi organizzare questa grande manifestazione proprio per portare in tutta Italia, promuovere questa nostra terra meravigliosa. Sono veramente contento perché tanta gente è venuta questa sera ad ascoltare Giusy Ferreri. Colgo l'occasione di invitarvi per sabato, ci sarà Luché, sarà un'altra grande serata all'insegna della promozione della nostra meravigliosa terra. Sindaco, questa manifestazione Cilento Experience ha avuto un grande successo nella prima edizione e anche questa sera, la seconda edizione, vediamo il bagno di folla che c'è per Giusy Ferreri. Ha intenzione di farla continuare questa, che sta diventando una consuetudine? Assolutamente sì, è entusiasmante, emozionante vedere tantissima gente a Policastro Bussentino, nel Golfo di Policastro, è veramente grande. Quindi sicuramente ci sarà la terza edizione, la quarta edizione, e fino alla fine continueremo questa grande manifestazione perché è importante promuovere la nostra terra. Domani sera invece ci sarà anche un altro appuntamento qui a Policastro Bussentino, non di Cilento Experience però. Sì, comunque è organizzata dall'amministrazione dell'associazione, la Notte Bianca, ci saranno varie manifestazioni, ci saranno la degustazione dei prodotti locali, ci saranno anche il saggio di danza, quindi è una grande iniziativa sparsa su tutta la fascia costiera di Policastro Bussentino. Quindi colgo l'occasione di invitare tutti quanti per domani sera e per sabato, quindi un fine settimana, un fine giugno all'insegna dell'arte, della ricreazione, della socializzazione e della promozione del nostro territorio.